Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche e Redobagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Buonasera, puntualissimi amici, come sempre si inizia, sono le 19, l'ennesima puntata di Calcionate Flash, la solita mezz'ora dedicata alle ultime news sul Catania FC, come sempre dallo studio di Globus Television, Vincenzo Lacorte e Salvo Russo. Buonasera, buonasera. Bentornati e benvenuti a tutti. E allora, da cosa si comincia? Salvo, cominciamo dalle frequenze, no? Come sempre, le sappiamo tutti, ma ormai è sempre bene. Facciamo una cosa, anticipo WhatsApp perché poi me lo dimentico e quindi lo anticipo. WhatsApp 340 051 12 86, canali 15 e 18 per guardare il nostro programma, il canale 268, sempre della tecnologia del digitale terrestre. Poi avete possibilmente potete scegliere il sito istituzionale in live streaming www.closemagazine.it/video, tutte le piattaforme streaming da Twitch a TV Dream, social Facebook con la pagina Calcionati Commenti in Casa Rossa Azzurra dove attendiamo i vostri commenti, le ultime arrivate ormai da più di un anno che sono con noi, Local TV e Cyber TV, l'app che da qualche anno è già possibilità di registrare tanto di vedere tanto la programmazione video quanto ascoltare quella audio. Detto questo, possiamo cominciare a vedere qualcosa. Possiamo fare un'introduzione, possiamo parlare. È stata una settimana triste, abbiamo seguito gli eventi di Foggia, no, Salvo? Abbiamo seguito, sì. Erano girate voci assolutamente, chiamiamole fandonie, erano girate delle fandonie, per cui poi addirittura i titolari del sito, una fan community di Foggia, si sono dovuti scusare pubblicamente in maniera, perché qualcuno era andato oltre le righe, oltre il lecito, e anzi la cosa bella è che come il Foggia anche il Catania ha deciso di destinare la sua parte di incasso a devolverle alle famiglie dei, purtroppo tutti i ragazzi deceduti, e quindi una bellissima azione, una iniziativa particolare, biglietti da 1 a 5 euro, insomma per poter riempire lo stadio il più possibile. La partita di domenica, che noi seguiremo in diretta come sempre, l'appuntamento sì, con Studio Stadio Live. Anzi, possiamo pregare già di anticipare la grafica, sì, alla regia, perché grafica, poi magari ci ritorneremo a fine trasmissione. Eccola qua. Quindi partiremo alle 14.30, si giocherà allo Zaccheria alle 15, questa sfida che sicuramente avrà dei contorni diversi rispetto a tutte le altre sfide. Sì. Perché è stata sempre difficile, sembra una sfida particolare. Molto, molto sì, particolare, sì, tra due compagini del calcio del sud, sì, che comunque hanno una storia di un certo consolidata. Sì. E purtroppo però questo incidente ha funestato la vigilia, funesterà naturalmente anche tutto il corso della partita, anche del pre-partita. Si prevedono c'è il classico minuto di raccoglimento per appunto onorare la memoria di questi tre tifosi, ma prima ci sarà anche il ritardo di 3 minuti, perché si rispetterà una volontà della società, della comunità, sì, foggiana, quindi ritardo di 3 minuti, 1 minuto per ogni per ricordare appunto ogni vittima di questo grave incidente. Che dire, domani la conferenza stampa di Toscano inevitabilmente si chiederà all'allenatore, oltre all'aspetto tattico e tecnico, quale sarà poi la condizione anche difficile dal punto di vista emozionale, emotivo della squadra, sì, che sì, inevitabilmente, no? Sarà così anche per il Foggia. Quindi sarà una partita sicuramente che noi cercheremo di commentare, cercando anche di cogliere quelle sfumature che saranno necessarie per la cronaca. Comunque, certo, entriamo adesso nel vivo, ricordando anche noi questi tre giovani tifosi del Foggia. Per tutta la settimana sono arrivate
le attestazioni di vicinanza al dolore da parte di tutti i club, la maggior parte dei club del calcio, dalla Serie A in, fino alle categorie inferiori, perché è doveroso, no? Al di là poi del campanilismo e della rivalità, però è doveroso quando succedono cose di questo genere. Purtroppo anche i tifosi del Catania ricorderanno vittime proprio lungo la strada. Roseto Capospulico è una delle cose infausta. Infausti, assolutamente, quindi anche noi siamo vicini comunque sempre al dolore. Dove c'è quello che io definisco il mausoleo, del tifono con le sciarpe di tutta Europa, possiamo dire. Assolutamente, noi l'anno scorso peraltro ci siamo pure fermati, abbiamo fatto un attimo noi il ricordo doveroso. Infatti. Purtroppo è così, e oggi noi siamo chiamati ad aprire in questo modo, ma poi a proiettarci a quella che invece sarà una sfida molto importante per quello che sarà appunto la sfida in programma per la 10ª giornata. Andiamo a vedere la grafica di questo. No, prima volevo vedere, io vedo che c'è in bassa frequenza l'immagine di una persona a noi vicina, a noi cara, gli facciamo gli auguri, abbiamo Angelo Scaltriti, capo ufficio comunicazione, capo dirigente del settore comunicazione stampa del Catania, peraltro ripreso proprio nei nostri studi in un'occasione di qualche tempo fa. E quindi un abbraccio e un caro augurio ad Angelo. Angelo Scaltriti, che ormai credo, ho fatto un calcolo rapido tenendo conto della mia memoria, che però comincia a essere labile, credo sia una quindicina, quindi Angelo Scaltriti è punto di riferimento ormai appunto da 15 anni per la comunicazione, punto di riferimento per gli operatori del settore, quindi della stampa, e ad Angelo vanno sicuramente gli auguri. Tra l'altro è stato anche premiato qualche stagione fa, è stato premiato due anni fa, come ha detto stampa del girone C. Sì, assolutamente. Non voglio svelare gli anni, anche se poi figuriamoci, però utilizzo un film di Totò che diceva scusa quanti anni? Da 7 che non si capisce, è nel decennio comunque. Vabbè, torniamo un attimo serio, quindi ad Angelo Scaltriti gli auguri di buon compleanno da parte naturalmente del gruppo Globus Network Italia e di tutte le testate che sono collegate, strettamente collegate al nostro gruppo. Gli auguri da parte del direttore Enzo Stroscio, del responsabile del nostro ufficio stampa o comunque della redazione, che è Filia Stroscio, e poi di tutti i giornalisti collaboratori e di collaboratori tecnici, registi, grafici, insomma quelli che bene o male affini, macchinisti, ricorriamo. Fuochisti ricorriamo alla benevolenza di Angelo per tutte le cose. Assolutamente, assolutamente. Quindi auguri. Auguri, caro Angelo. Bene, allora da cosa si comincia? Cominciamo proprio dalla 10ª giornata. 10ª giornata, regia. Eccola qua. E allora, il tempo che mi arriva al computer e la leggo direttamente. Allora, si comincia proprio domani. Domani ci sono in previsione 3 gare, quindi si comincia con Latina, Team Altamura alle 15, come alle 15 c'è Sorrento-Benevento. Poi alle 17.30 Turris Giuliano, il primo dei due derby campani, mentre si salta poi a domenica proprio alle 15 per la nostra Foggia Catania. Ancora alle 15 di domenica Juventus Next Gen Avellino e poi Trapani Audace Cerignola, partita che potrebbe avere il suo perché, sicuramente da seguire, anche se sarà un po' complicato perché abbiamo ben altro da seguire noi. Certo, assolutamente. Però alle 17.30 scenderà il campo il Messina, che se la vedrà col Monopoli, e ancora alle 19.30 Crotone Taranto. Si salta poi a lunedì le classiche due partite del fine serata, quindi alle 20.30 Picerno Potenza Stracittadina. Noi abbiamo detto sorridendo a microfono spento, diciamo altro che derby, questa è una stracittadina, come ai tempi era Verona Chievo, ti ricorderai, no? E poi abbiamo l'ultima gara per chiudere la 10ª giornata, Casertana-Cavese, il secondo derby campano, come avevamo detto prima. Leggo i saluti di Antonio Costa, Azzurra Drago, Claudio Abate, che scherza sulla tua battuta di Totò, dice Tasette, sono nato nel decennio, citazione Totò, grazie, ci hai ricordato proprio ogni virgola.
E ancora saluti ad Antonio Costa, l'avevo già detto. Invece Pino Taccetta, con i prezzi così bassi si raccoglierà una cifra molto bassa. Beh, ma non era una speculazione, è un gesto, un pensiero. Sono davvero poi il Foggia Calcio, la società avrà anche una sua, come dire, una sua. No, ha comunque inteso in qualche modo insomma fare una sorta di campagna di sensibilizzazione, ecco, di raccolta. Anche al di là della biglietteria, sì, anche attraverso un conto corrente, esatto, quindi per chi volesse in qualche modo, e magari loro stessi avranno messo una cifra congrua per iniziare, certo, questo sottoscrizione, al di là dell'incasso, esatto, e comunque ci sarà un pubblico, la comunità foggiana si stringerà attorno per il ricordo di questa, al di là poi del valore sportivo dell'incontro, della gara. Ci sarà anche questo. Va bene, allora andiamo a vedere questa classifica che si fa davvero molto interessante. Ancora un attimo ti chiedo, c'è Antonio 64 che ci dà i suoi saluti, grazie. A proposito di Foggia, in bocca al lupo al maestro Zeman, di pronta guarigione immediata, anche se sarà dura. E poi mi dice che ci sono, ho fatto un errore perché ho parlato di due derby campani, invece i derby campani sono tre. Intanto un fondo americano compra il Taranto, questa è la notizia che ci ha dato in esclusiva Antonio 64. Bene, allora ringraziamo il nostro amico, ringraziamo Antonio 64, sempre puntuale e preciso. Allora andiamo a vedere la classifica, non aggiornata, 9 giornate sono già trascorse, una classifica che va delineandosi ma che rimane abbastanza corta poi. Sì. Se vogliamo Benevento, rispetto agli altri gironi, assolutamente sì. Beh, assolutamente. Benevento a 19, poi Audace Cerignola a 18, Catania, Monopoli e Giugliano a 17, a 16 il Picerno, a 15 il Potenza, a 14 il Trapani, poi a 13 Avellino e Sorrento, dall'altra parte la colonna destra invece Cavese a 10 punti, il Foggia a 9, la Turris, la CR Messina e la Casertana a 8 con il Crotone, a 7 Altamura e Latina, Juventus Next Generation e Taranto chiudono a 6. Quindi il tabellone che abbiamo visto prima degli incontri che caratterizzeranno la 10ª giornata si fa davvero interessante con l'occhio lungo a questa classifica, perché sì, tra le sfide abbiamo detto quella del Taranto, ecco, sì, lo possiamo Trapani, rivedere, sì, eccola lì, grazie Trapani, alla regia. Cerignola sarà uno dei big match di questa giornata, così come del resto Picerno Potenza, perché le due squadre sono quasi appaiate lì. È da tenere d'occhio anche Juventus Next Generation Avellino, perché l'Avellino è risalita prepotente, mentre la Juventus continua a segnare il passo, anzi addirittura è stato è precipitato verso la posizione di coda e quindi per Montero insomma ci sono problemi non di secondo piano. E poi l'altro derby, dicevamo, Casertana a Cavese, anche questa è una delle partite più importanti, così come è importante Messina Monopoli, perché Monopoli ha un rendimento abbastanza costante anche fuori casa, Messina è una squadra un po' pazza. Sì, è vero, assolutamente sì, ci ha abituato ormai a queste sorprese, quindi, nel bene e nel male. A proposito di tassette, arrivano i cuori rossazzurri di un caro amico, che ovviamente sarà anche lui in questa età più o meno, ed è il nostro Salvo Ferrigno. Come non salutarlo, visto che mettiamo le mani in pasta, veramente le mani in pasta le mette lui, noi semplicemente ne fruiamo, sì, e lo ringraziamo come sempre. Delle grafiche, lo ringraziamo come sempre per il bel lavoro che ci propone, sì, di volta in volta, aggiornandolo costantemente, anche spesso fa gli aggiornamenti durante le gare in diretta. Quindi andiamo alle formazioni, alle probabili formazioni, all'idea di formazione che sì, possiamo farci, perché poi magari domani il mister ci darà qualche orientamento in più. Cominciamo dai nostri. Quindi in sì, porta Adamonis, meglio dire, scusate, i perfezionisti. Per quanto riguarda la difesa 3, solita pattuglia formata da Gherardi, Di Gennaro e Castellini. Poi ancora la mediana a 4 con Guglielmotti e Anastasio sulle corsie e Carpani e Verna in mediana centrali. Poi ci sono 2 su 3 del fronte avanzato in ballottaggio con altri nominativi. Andiamo con ordine. I 2 trequartisti
sono Luperini e Lunetta, con Jimenez pronto a dare il cambio a Luperini o a subentrare da titolare, si vedrà, anche se l'idea di massima condividi anche tu, vero Salvo, è quella che sarà eventualmente un subentrante Jimenez, può essere questo, sì, questo discorso di Luperini. Sì, sì, sì. Ma stesso discorso per il nostro terminale avanzato inglese, dove c'è l'alternativa Montalto, inglese che è diventato veramente un capocannoniere consolidato da 2 a 3 gol, di cui 2 consecutivi, quindi sicuramente il mister sì, troverà l'occasione di confermarlo e di chiedergli di continuare così, sì, sicuramente. Buona verde per inglese. È chiaro che lì non mancano le alternative, così come non mancano le alternative anche a centrocampo, anche se da questa grafica cioè si evince come Toscano abbia in mente di non cambiare l'assetto tattico di una squadra che nelle ultime settimane ha dato prova non solo di forza e di carattere, ma anche di consistenza per le manovre del gioco. È una squadra che ha mostrato di saper gestire le varie fasi del gioco, di gestire palla e di avere delle idee chiare. Ripetiamo, però, a Foggia sarà un altro tipo di partita, anche perché dal punto di vista proprio della concentrazione mentale si dovrà fare uno sforzo ulteriore, perché poi comunque si deve giocare una partita di 90 minuti e una squadra di calcio sa benissimo che deve concentrarsi su quello che accadrà in campo e tenere un attimo fuori, ma questo lo sa anche benissimo Eziolino Capuano. Eziolino Capuano che da un paio di settimane è alla guida, con frutto direi, no? Dei Satanelli. Ha dato una bella scossa all'ambiente. Poi vedremo il rendimento di queste ultime 5 partite anche in casa Foggia. Capuano, intanto, che l'anno scorso era allenatore del Taranto e secondo e lo era me sino a qualche sino ai primi turni, no, praticamente. Non so, non mi ricordo se lui ha iniziato o ancora prima di forse iniziare. Forse ancora prima di iniziare. Sì, sì, sì. Sì, per contrasti e per sì. A mio parere lo scorso anno Eziolino Capuano a Taranto ha fatto un mezzo miracolo, portando comunque il Taranto ai play-off così in alto. Sì, 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 è vero. E comunque adesso va in questa piazza ambita come quella di Foggia, e quindi questo dovrebbe essere lo schieramento, un 3-4-2-1 abbastanza variabile, anche se credo alla fine sarà questo lo schema tattico che sceglierà appunto Capuano. Quindi un po' a specchio con la nostra formazione. Sì, quindi io dimmi. Chiedo a te di leggere. Sì, ci penso io che li ho più vicini. Li ho più vicini, sì, sì, infatti. E allora abbiamo De Lucia il portiere, poi la linea 3 di difesa Parodi, Camigliano, Ercolani. Sulla linea mediana abbiamo Silvestro e Vezzoni esterni, Gargiulo e Mazzocco con l'alternativa Tascone in mezzo al campo. Poi ancora sulla tre quarti Zunno o Orlando. A sinistra Emmaus, Emmaus che dobbiamo veramente seguire con attenzione. Terminale offensivo Murano, che tutti l'anno scorso ricordiamo come il capocannoniere del girone C, in altri ambiti però, ricorderete bene. E invece quest'anno un po' sta stentando, no? Ha un golletto, mentre Emmaus è veramente e ora li vediamo nei particolari quando ci saranno le grafiche dedicate all'andamento delle due squadre. Beh, Moss, diciamo che lo anticipiamo, è un po' il punto di riferimento lì davanti, 5 gol al suo attivo, il capocannoniere di questo avvio di stagione, mentre come dicevi tu Murano insomma ha un po' le polveri bagnate perché finora ha segnato un gol, speriamo continui così. Ah, per questa volta sì, che sia contento per questa volta, assolutamente. E comunque sì. Chiaramente Capuano sta cercando di trovare la quadratura del cerchio, disponendo di una formazione che alla vigilia partiva anch'essa annoverata tra il gruppone delle favorite. Foggia che però ha avuto un rendimento incostante, partita male in avvio di stagione. Negli ultimi 5 turni il Foggia, soprattutto nelle ultime 3 partite, è riuscito un po' a raddrizzare il rendimento, perché ha vinto contro il Taranto, proprio l'ex squadra di Capuano, e ha pareggiato settimana scorsa a Potenza 1-1. Perfetto. E aveva perso ad Avellino per 2-1. In casa col Giuliano.
Poi prima aveva perso in casa col Giuliano e poi... E ancora quella goleada di Benevento. Di Benevento per 4-0. Sì, sì. Quindi interessante vedere anche il rendimento interno. Sì, Vincenzo. Per il rendimento interno abbiamo sulle 4 gare giocate, perché 5 sono invece quelle esterne, sulle 4 gare giocate c'è una vittoria, un pareggio, che corrispondono con gli ultimi due risultati, e 2 sconfitte. Per cui ci sono 6 reti fatte e 8 subite. Quindi, quando riguarda invece per quanto riguarda il Catania, il percorso ve lo risparmiamo perché lo conoscete benissimo tutti quanti, visto che il cuore palpita a tutti nello stesso modo. Certo. Andiamo a guardare il rendimento esterno del Catania, no? Che è quello che ci interessa. Abbiamo la situazione inversa esattamente del Foggia, 4 gare giocate all'esterno mentre 5 giocate al Massimino. Nelle 4 gare esterne 2 sono le vittorie, 1 il pareggio, 1 la sconfitta. Quella famosa di Giuliano che dobbiamo, la prossima volta finalmente la vedremo uscire fuori da questo tabellone nella prossima occasione. Attenzione però a questo e volevo dato. Completare con i gol, gol fatti e gol subiti, sì. Abbiamo un'interessante raffica di reti, sono 8 le reti fatte e 5 quelle subite, che tengono conto delle 3 di Giuliano ovviamente. Perfetto, e a proposito di Giuliano c'è da dire che nelle ultime 5 partite il rendimento della squadra campana è di tutto rispetto, perché è la squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti e quindi significa qualcosa, anche questo significherà, no? Che la squadra giallo-blu insomma, è una di quelle formazioni che in questo momento, in questo avvio del campionato, sì. Hanno un passo decisamente buono, ottimo, e quindi formazione sempre da tenere in grande considerazione. Noi la ritroveremo nel girone di ritorno, magari poi con altri equilibri che nel frattempo si matureranno da qui appunto a quando torneremo a giocare contro la squadra campana. Torniamo, certo. Per un attimo. Ancora Antonio 64, sì, ci segnala, oltre a Emmaus e Murano, ci segnala anche Zunno, che è una scheggia. Un ragazzo relativamente giovane, perché non vorrei sbagliarmi, è un 2001, quindi ha ancora 23 anni ed è uno dei giovani rampanti del Foggia, per cui sì, assolutamente. Occhio, dice, ci consiglia, no, giustamente. Sono delle individualità nel Foggia che di spessore, di spessore, in sì. considerazione. Infatti. Io credo che dal punto di vista tattico e tecnico possa essere una bella partita aperta, infatti. Con due squadre che cercheranno, nelle caratteristiche anche della squadra di Capuano, ecco, nel confronto anche tra allenatori, sono due allenatori che vogliono, che giocano in un certo modo, sì. in maniera molto propositiva, sì. quindi sarà, come dire, appunto una partita da questo punto di vista molto aperta. Dicevamo, abbiamo visto allora il rendimento, abbiamo visto le probabili sì. formazioni, diciamo che l'arbitro di questa partita sarà il signor Dario Di Francesco sì. della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dai signori Giuseppe Luca Lisi della sezione di Firenze e Davide Merciari di Rimini. Il quarto ufficiale sarà Andrea Ancora. Dalla sezione di Roma 1, ci sono dei precedenti con il Catania, l'ultimo è un precedente favorevole con Di Francesco, con l'arbitro sì. Di Francesco, l'ultima vittoria appunto che il Catania credo abbia totalizzato, adesso mi sono perso un attimo, però a memoria credo che comunque non sono tantissimi i precedenti, no, infatti, con infatti. L'arbitro, ma comunque c'è qualcosa di favorevole, sì, c'è anche un sostanziale equilibrio volendo, però vabbè, poco importa. Allora diciamo, c'è qualcosa che ci è rimasto di guardare, qualche altra schermata mentre che ci siamo, vogliamo approfittare o andiamo a vedere il quadro cuffura. Degli ammoniti sì. Che non si stacca, per fortuna, dei tre indiziati di diffida, per fortuna da settimane non si stacca da questa possibilità. Quindi a quota 3 troviamo Coini, Anastasio e Guglielmotti, a quota 2 Gerardi, Montalto e il mister Toscano, a quota 1 De Luca non ci interessa, c'è Beters, Butano, Luperini, Di Gennaro, Sturaro, Carpani, Verna e D'Andrea, una nutrita pattuglia. Ovviamente Gerardi, ricordiamo bene, al terzo turno ha scontato un turno di squalifica per doppio giallo della gara precedente. A proposito dell'arbitro, ecco, mi ricordava, adesso sì. ho il quadro completo, lo abbiamo proprio
incontrato nella sfida interna con il Benevento, vinta dal Catania per 1-0 col gol di Cappani. Quindi favorevole per noi. Santostrano, lo salutiamo. Ragazzi, che è successo da Agrigento con Pino Rigoli? E il mister Pino Rigoli mi sembra che abbia avuto il tempo di sedersi due volte in panchina, alla seconda con l'ennesima sconfitta, perché nella prima gara era andata bene, alla seconda l'ennesima sconfitta non ha trovato ovviamente più riscontro nel piano che gli era stato prospettato e quindi ha preferito fare le valigie. Ancora Piero Pulvirenti, buonasera, si parla dello svingolato Andrea Conti, sappiamo qualcosa? No, francamente no. Sono, al momento no. Sono scognito, magari, sì. Magari ce lo dici tu, se ne sai qualcosa di più. No, assolutamente. Francamente non saprei. Andiamo a vedere altro, nel senso che ci sono i cannonieri, ma li abbiamo visti prima. Cioè, nel senso che... Cannonieri fino ai primi due me li ricordo a memoria. Sì, va bene. Inglese a 3 gol, Carpani a 2, poi gli altri. E poi gli altri te li leggo io. Anastasio, Quaini, Verna, Montalto sul rigore, Lunetta, Guglielmotti e Jimenez. Bene, allora, credo che siamo quasi in addirittura di arrivo, anche se abbiamo ancora qualche tempo, pochi minuti, qualche minuto da spendere per dire e ricordare che purtroppo la trasferta di Foggia è stata inibita ai tifosi rossazzurri residenti in Sicilia, quindi non solo nella provincia di Catania, ma in tutta la Sicilia, e quindi... ahimè, solo gli amici del nord o del centro sono liberi di poter andare. Insomma, i catanesi poi sparsi. il nostro salvatore lungo tutto lo stivale. Di Locri, no? Lui ha voglia di andare. si troveranno. Vabbè, diciamo magari... che vi risparmierete un po' di multe, perché lì, come al solito, gli autovelox. Prendetela benevolmente questa cosa. Assolutamente. Detto questo, è chiaro che poi le aspettative ci sono, perché il Catania sta viaggiando ad un ritmo sostenuto, nelle ultime tre partite sono arrivate 3 vittorie, la squadra e il mister Toscano chiaramente vogliono mantenere questo trend, vogliono battere per così dire il ferro ancora quando è incandescente, e quindi il Catania ha come obiettivo allungare la striscia di risultati utili positivi. Dall'altra parte però il Foggia, tenendo conto di quello che sarà l'atmosfera particolare dell'ambiente e della comunità foggiana che si stringeranno attorno alla squadra nel ricordo dei 3 tifosi che sono deceduti durante l'incidente di domenica scorsa, avrà l'ambizione, quantomeno tenteranno di onorare al meglio appunto questi 3 giovani con una prestazione che sicuramente dal punto di vista anche di carica emotiva e agonistica avrà un peso specifico, con un riscontro importante diverso. Quindi l'obiettivo del Catania è comunque fare il risultato utile per quantomeno consolidare la classifica, mantenere le distanze dalle posizioni di vertice. Credo che siamo d'arrivo, non so se ci sono ancora gli ultimi messaggi, gli ultimi saluti. No, abbiamo già chiuso. Sono andato a scartabellare sul web per il nostro amico che ci chiedeva di Andrea Conti, è un terzino che ha giocato anche in Serie A, cui sembrerebbe che il Catania abbia manifestato il suo interesse. Notizie così, rumors. Per Davide Resti, forza Catania da Catania, sono ritornato dal Perù, quindi sarà qui a Catania, sarà a Catania finalmente. E Leonardo Mazzara, buonasera a tutti, scusate la domanda, sapete dove è possibile vedere Meta Catania Calcio a 5 Brigo City questa sera in TV? A me non sembra che ci sia una diretta TV, non vorrei sbagliarmi. Probabilmente sarà qualche pagina Facebook. Streaming su Facebook, probabilmente. Io non lo so, se magari la regia sa qualcosa e ci dà un'indicazione, ma non so aiutarti. Non so aiutarti. Abbiamo l'ultimo commento per Antonio 64. Mi pare di aver sentito biglietti solo per i residenti della regione Puglia. Noi sapevamo che è aperta a tutti, a tutto il resto d'Italia, per quanto riguarda i catanesi, ai sostenitori del Catania. No, parlava di un provvedimento che chiaramente è la prefettura di Foggia che riguardava il divieto ai residenti. È arrivato questo, allora ci confermano. Allora ci confermano. Solo Puglia, aveva ragione Antonio.
Allora, no, resettiamo tutto quello che avevamo detto prima, nel senso che niente amici, amici non ci del saranno nord. Tifosi rossazzurri, e quindi niente, solo i biglietti consentiti ai residenti in Puglia. Va bene, detto questo, era doverosa anche questa ulteriore notizia che noi abbiamo dato. Allora, 14.30, dopo domani? No, dicevo, domani l'interessante conferenza stampa, domani a mezzogiorno parlerà Mimmo Toscano, la conferenza stampa prepartita. Poi i nostri appuntamenti, noi torneremo domenica alle 14.30 dalla Zaccheria di Foggia, ma io ti lascio qui la parola perché sono diretto interessato, ma anche tu sei diretto interessato. No, veramente io domenica vado in panchina, ah, no, non ci sei, perché c'è il direttore. Allora sei... Mettiamo in prima linea il direttore. Mettiamo il direttore in prima linea. Allora, il direttore è accompagnato con il nostro nuovo arrivato Benny Strano, e poi ci saranno Lainò e Munzone come ospiti dallo studio, quindi il direttore dalle 14.30 vi intratterrà, Salvo Russo, coordinato dalla regia esterna di Gaetano Ligreggi, dallo Zaccheria di Foggia, per dare il commento su questa bellissima gara che ha sempre suscitato parecchio interesse. E speriamo che torni a casa con un bel risultato, caro Salvo. Va bene. Bene. E poi lunedì di nuovo calcionati commenti, commenti in casa Rossazzurra, sempre alle 19 con te alla conduzione, Sabina Rossi e tutti gli ospiti in studio. Per questa sera è davvero tutto, allora come sempre grazie a voi che avete interagito attraverso i nostri social, le nostre pagine Facebook, grazie alla regia di Gaetano Ligreggi e di Gianluigi Caruso. Appuntamento è domenica, alla prossima, buonasera. Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania.